Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo su Fanno Simulator 22 nella mappa Polyassen. Allora, sto andando avanti con le lavorazioni. Come potete vedere, ho messo in moto tutto il baradana della class con la nuova lama Cressoni, che non mi ricordo già più se è a noleggio o si sì, è a noleggio. E va bene anche così. Ok, allora ho già fatto un primo scarico. Ora in teoria dovrebbe anche arrangiarsi a scaricare e nel frattempo, come potete vedere qua, ho tagliato e ho passato il voltafieno e adesso andiamo a questo fieno che c'è. Molto bene. Sì. Ce la facciamo? Perfetto. Come sempre, prima di continuare con il gameplay, io vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su dei milioni like. Commentate, condividete e giù in descrizione ho tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. Allora, poi naturalmente con la prossima passata recuperiamo tutto in teoria. Allora, vorrei tanto sapere se la trebbia si sta arrangiando, ma in teoria sì, visto che non mi sta lanciando messaggi di errore. Sì, si sta arrangiando. Ottimo. E qua continuiamo a ranghinare con calma, facciamo le cose fatte bene, perfetto. Ok, la prima è pronta, vediamo se me la scarica. 18.000 litri, credo che abbassare un po' la capacità, perché secondo me non ci arriviamo a chiuderla poi alla fine. Ok, cominciamo ad accelerare un pochino. Adesso voglio vedere da quanto... No, adesso è troppo poco. Allora, intanto attiviamo lo scaricamento automatico e poi 132 proviamo. E che poi ho paura che non me le piglia, nel senso che poi se quando dovrò caricarle con il cassone potrebbe essere che... Allora, ce la facciamo oppure no? Insomma, ho un'ora che è qui. Allora, credo che nel frattempo, perché sennò qua non andiamo molto avanti, finirò io qui in un attimo, per cui a questo punto ci vediamo appena ho concluso la ranghinatura. È un terreno un po' piccolo, ma richiede tanto tempo per essere lavorato. Allora, tanto che aspettavo, sto guardando un attimo la situazione qua. Vedete, in basso a destra mi dice 82.000 litri di potenziale raccolto e 26.44 tonnellate ettaro. Mentre il terreno qua a fianco mi dice 117.000 litri e sono 94.000 euro a ettaro. E questo terreno, e in più il sorgo vale 2007, vendendolo a febbraio potrei ricavare il costo. Perché questo terreno costa 281.000 euro. Non è una brutta idea prenderlo. E in più è molto produttivo. E in più c'è sorgo. Per cui andrei già a raccoglierlo. Facciamo così. Non so se ho un debito, sì. E non so se ci arrivo, però proviamoci. Non credo di arrivarci. Sì, mi lasciano... Allora, va a recuperare un bel po' di soldi per fortuna. E 281, è una bella cifra. Prendo il 18,
Ma lo analizzo anche, così siamo messi bene. Azoto c'è tutto, diciamo, pronto per la raccolta. Allora io direi di andarci giù pesante. Nel senso che qua va bene, adesso si arrangia. Non ho la capacità, perché vorrei avere, magari facciamo qualcos'altro finché aspettiamo. Aratura campo 58, ci starebbe bene. Facciamo questa aratura. No, accetta contratto. Ci mandiamo questo. Sì, 12 giri e via. Così va sempre a manetta e nessuno gli rompe le scatole. Bene, noi abbiamo due campi da lavorare nel frattempo. Allora, vorrei spostarmi con questo perché mi serve. Purtroppo, Wheat e Barley. Non ho ancora la possibilità di dare alle capre il frumento perché devo. A sto punto dobbiamo seminarlo il mese prossimo. A sto punto devo seminare il mese prossimo, però posso vedere che col sorgo potrei andare avanti a settembre. Allora, io direi di andare a settembre così appena si libera questo terreno vado a seminare. Frumento qui, perfetto, la trebbia nuova, molto bene, anche se passerà, diciamo, un mese, perderò, diciamo, non gli interessi del prestito, ma il noleggio, non mi dà poi così tanto fastidio, a parte delle richieste strane, che non si capisce. Di cosa? Vabbè. Cerchiamo di andare avanti più in fretta che si può. Basta così. Ok. Allora mi sposto con questo perché così intanto è più vicino e ci mette meno. Me lo piazzo qua. Allora, questo è il nostro terreno. Il pH è buono. No, scusate, cos'è che c'è? Rullo richiesto, vabbè, non mi interessa. Prendiamo il nostro macchinario, la nostra seminatrice e andiamo a seminare frumento. E no, non mi serve caricare. Ormai caricherò dopo. C'è il miele anche da vendere, eh. Devo stare un attimo attento. Ok. Allora, vediamo un attimo perché ci sono anche le patate forse. Esatto. Qui abbiamo doppia raccolta qua di patate e produttività. È finita l'acqua. Caspita. Però questo è questo che non. Vabbè, stacco un attimo e vado a dare acqua. Allora, diamo acqua, però mi sono ricordato che devo recuperare il fieno anche e in più dare il fertilizzante, per cui altro che seminare. Altro che seminare. Questo può stare qua. Mi prendo il cassone da carico. Allora, adesso sicuramente non funziona perché ho balle diverse. No, dai. Ce la facciamo. Casomai le caricherò a mano. Ottimo. Allora, 40.500 litri, non ce le dimenticheremo mica qua come l'ultima volta, no. Ok, possiamo portare tutto in farm. Avevamo detto che dovevo far fieno e l'abbiamo fatto. L'altra volta abbiamo fatto erba, molto bene. E adesso speriamo di recuperare un po' di soldini vendendo il sorgo.
forse sarà il caso di venderlo tutto questo sorgo e aspettare un attimo a prendere altri animali. Vorrei eliminare il debito prima, a sto punto. E adesso ci sono anche le patate, per cui un attimo, anche le patate potrebbero tornarmi utili, visto che comunque si vendono a un buon prezzo su questa mappa. Allora, solito scarico, eccolo qua, molto bene. Allora, conviene che prima che mi dimentichi di fare una cosa, è meglio che la faccia, cioè fertilizzare. Perfetto, tanto per quello che c'era da fare l'ho fatto in fretta. Allora, il terreno lì ad erba è a posto. Domanda, cosa devo fare adesso? Sì, raccogliamo le patate, bravo. Però mi servirà un cassone nuovo, un extra cassone, perché sennò col sorgo non vado più avanti. Mi conviene vendere il piccolino qua e andarmi a prendere un cassone grande, e in più poi ho il noleggio. Sa che serviranno altri soldi. Devo capire il miele quando venderlo, che è una risorsa che devo smaltire. Allora, la trebbia va alla grande, forse è meglio avvicinare il cassone. Mi sa che si sta bloccando. Allora, questo glielo piazzo qua e lo andiamo a vendere. Sì, molto bene. E stavo guardando un attimo il colore di questo. Ok, allora restiamo pure qui perché raccogli barbabietole e raccogli patate. Sì, ci sarebbe questo, ma non l'ho. 23.000 litri, e sarebbe più fattibile, più lento ma fattibile. 18 metri. Ah no, questo è quello. Allora abbiamo, a parte questa che andiamo a noleggiarla, che è l'unica soluzione. E poi mi serve la lama, questa potrebbe andare, vero? Ok, teoria dovrebbe funzionare. Ecco qua. Nel frattempo questo ha finito. Allora, prima di attivarci, spostiamo la trebbia, e qua tra un attimo forse farei partire anche la semina se si libera un trattore. Abbiamo il trattore, sì, stiamo per finire molto bene. Allora qua finisco io, così non ci pensiamo più. Allora vado a scaricare, così capisco anche quanto ho fatto da questo terreno. Allora, generato il percorso un po' alla meglio, perché generava un po' per conto suo. Allora, ci siamo? Sì, molto bene. Allora, qua ormai abbiamo finito. Allora, abbiamo fatto 116.000 litri da sto terreno qua, che adesso andiamo a scaricare direttamente nel silo e vediamo come gestire. Ed ogni tanto si blocca in prima, non si capisce perché. Allora, nel frattempo abbiamo finito anche il contratto, molto bene. E andiamo a raccoglierlo. Ok, un po' di finanze. Ok, adesso già che sono qua,
Questo lo metto con il cassone e l'altro inizio la semina del frumento. No, questo sta pure col cassone, l'altro che è di là. Sì, non è questo. È l'altro che deve seminare. Allora, rieccoci qua su questo terreno e cominciamo la semina. Frena, zio. Come sempre questo freni non ne ha, non si capisce perché. Ma vabbè, amen. Molto bene. Allora, crea lavoro, apri, tre vanno bene. Ok. Perfetto. Noi nel frattempo recuperiamo tutto. Allora, c'è da dispiegare oppure no? Sì. Questo invece, vediamo di riaggiornarlo. Sì. Ok, facciamolo ripartire perché si era bloccato. Effettivamente non riesco a capire che problemi ha comunque con le marce più che altro. Perfetto. E ci fossimo? Sì, insomma, dato che bisogna stare un po' attenti agli alberi. Ok, con calma per il momento, con calma. Allora, scarichiamo questa perché ha problemi, ma credo che... Vabbè, qua stiamo andando bene. Questa si blocca perché naturalmente i primi giri saranno tutti così. Allora, vorrei portarmi in punti strategici, ecco qua. Qua ce la fa, sì, non è un problema. L'unico problema è che devo dirgli a questa un po' di cosette. Ecco, qualcosa che non deve fare e che sto facendo io, naturalmente, per i comandi ci sono io. Ogni tanto i macchinari si bloccano, tocca fare a me. E in più non prendono poi lo stesso punto. Esatto. Comunque per il momento deve ancora scaricare e ciò mi preoccupa perché speravo di fare un bel quantitativo qua di patate e invece nada. Però perché abbiamo 40.000 litri. Un po' complicata la situazione con tutti sti alberi per sto macchinario qua. Poi quello che lascia comunque porto avanti io, perché sennò effettivamente ci metto un po' troppo. Ok, dovrebbe scaricare in teoria, però con tutti questi blocchi che continua a passare a beccare, in effetti vedete. Ok, diciamo che va anche bene quello che sta facendo. Vediamo cosa succede adesso. Mi ricordo che nell'altra mappa, nella mod map mi sembra, se non sbaglio, il fatto di scaricare con questi macchinari qua non funzionava molto. Il fatto che in questo momento stia scaricando è un buon segno. Benissimo. Comunque io credo che tra un po' mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su dei milioni like, commentate, condividete e giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio.
Allora, la semina sta andando bene. Ormai ho finito il fertilizzante e dovrò andare a ricaricare perché richiede una botta di fertilizzante spaventosa. Qua siamo messi bene per il momento. Abbiamo fatto 50 ml di sorgo. Lui qua me ne dice 117 ml. Sono curioso. Abbiamo scaricato 60 ml di patate e niente, basta. Adesso devo solo proseguire con le lavorazioni off camera perché tanto queste sono e queste andiamo avanti. Vediamo un attimo come gestirle. Sì, vabbè. Bene. Casomai andremo avanti nel prossimo gameplay. Io comunque vi ringrazio per essere qui in mia compagnia. Vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, commentate, condividete e gestionate tutti i link per seguirmi e supportarmi. Vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie e alla prossima. Ciao ciao!